Il cortile del Bargello è probabilmente il luogo più famoso del Museo Nazionale del Bargello. Attraverso i secoli è stato scenario di crudeli esecuzioni, esemplari punizioni, e poi è diventato dall'Ottocento in poi, quando il Bargello è diventato il primo museo nazionale del Regno d'Italia, il cuore pulsante di tutto l'edificio e anche il luogo dove chiunque viene a visitarci, soprattutto nei mesi estivi, ama soggiornare. È una piccola oasi nell'affollato centro storico fiorentino. E qui, durante la Seconda Guerra Mondiale, vennero messe in sicurezza moltissime delle statue che oggi ancora sono allestite nel cortile. I celebri musici di Benedetto da Maiano, le grandi statue di Giambologna, Bandinelli, Vincenzo Danti, e c'è un ospite, una sorta di intruso illustre. L'intruso illustre è il pescatorello di Vincenzo Gemito, che è l'unica statua ottocentesca conservata al Museo Nazionale del Bargello. Venne donato nel 1917 dai proprietari in segno, diciamo così, di omaggio sia all'artista allora divenuto celebre, sia al suo amore, cioè all'amore di Gemito per i bronzi del Rinascimento. Il Pescatorello fu esposto nel Salone di Parigi del 1877, suscitando grande clamore perché è veramente la scultura verista e naturalista per eccellenza. Resta uno degli oggetti e delle opere più studiate, disegnate e amate del cortile per la sua immediata espressività, per questa capacità di cogliere l'accuratezza anatomica con estrema perizia e nello stesso tempo il guizzo del pesce che cerca di sfuggire dalle mani del pescatorello che l'ha catturato e che lo tiene così concentrato che se uno guarda attentamente vede i muscoli delle braccia e questo sguardo abbassato con queste ciglia delineate una a una nel bronzo che sono veramente magistrali nella resa dell'artista. All'epoca al Salone parigino fu un'opera celebratissima e qui venne regalata all'inizio del Novecento quando ancora si pensava che il Bargello diventasse anche Museo Nazionale della Scultura dell'Otto e del Novecento. Non è stato così perché le sculture sono andate alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, ma questo intruso illustre ancora oggi lega la tradizione e l'eccellenza della scultura in bronzo italiana dal 400 all'inizio del 900.